occupazione che ha come calore del giorno centri di aggregazione giovanile, abbiamo organizzato su sollecitazioni di alcuni consiglieri e l'assessore ai centri educativi Laura Schiaffino, a cui do la parola, che quindi introdurrà l'argomento. Bene, brevissima introduzione perché poi ci sono già presenti stasera rappresentanti responsabili dei nostri 3 su 4 centri di aggregazione giovanile, quelli che operano in accreditamento con il Comune di Milano. Siamo preparati una bella proiezione con tutte le mappature che sono insieme nella città dei nostri, adesso se riusciamo a collegarci la mostriamo. Abbiamo preparato la mappatura che mostra come questo servizio che è di fatto il centro di aggregazione giovanile che vengono gestiti nei municipi in realtà sul territorio cittadino non hanno una distribuzione diciamo sistematica, dipendono molto da dove sono collocati storicamente i soggetti che nel tempo si sono accreditati. Noi siamo da questo punto di vista molto fortunati perché abbiamo centri di aggregazione giovanile che coprono le fasce più periferiche del nostro territorio, quindi di fatto sono localizzate nei punti in cui più acuta è la domanda a cui i centri si rivolgono. Certamente tra le loro attività c'è l'aggregazione, come dice il tema, l'aggregazione giovanile, che va di fatto però a dare risposta al tema dell'aiuto allo studio e poi a offrire iniziative sia di aggregazione sia di attività strutturate ai ragazzi, diciamo, dell'età che va dalle medie alle superiori. Nel nostro territorio ci sono 4 centri che sono sostanzialmente 2 più in Corvetto, la casa di Sam è l'immagine, una è di fronte alla casa di Anche in via Salomone e l'altro, l'ultimo è che è l'unico gestito in appalto, in questi primi 3 sono in accreditamento, cioè lavorano in accreditamento con il Comune di Milano. E l'ultimo è in appalto che è quello che ha sede a Paria di Ponte Lambro. È l'unico che stasera non è presente perché oggi Tereo ci ha detto che lui aveva un impegno, il responsabile aveva un impegno altrove e che si sarebbe adoperato per mandare un sostituto, ma evidentemente non c'è riuscito. Io direi che mi taccio perché diciamo, l'attuale gestione per noi è quello in appalto, è gestito dalle macchine Celibi già da un anno e mezzo. Mentre l'accreditamento è stato rinnovato da poco, diciamo di fatto nell'estate scorsa, da parte del Comune. L'accreditamento e la gestione dei centri è realizzata direttamente a livello di centrale del Comune di Milano, con un unico bando, un'unica procedura, anzi due, da una parte l'accreditamento che dice questi soggetti sono accreditati, dall'altra il finanziamento dei progetti, che prevede una quota base contro quota aggiuntiva. La modalità di finanziamento è stata rinnovata di recente, nell'estate scorsa, dal Comune di Milano perché il servizio era scaduto. Mi taccio, lascio la parola a, non so, con che ordine, a chi dovrà parlare, alla casa di Sam. Allora, non siamo riusciti, non so. Se riusciamo poi vi facciamo vedere un video, se no. No, avevamo pensato di dirvi prima un aspetto che è un po' comune a tutti e tre i centri di aggregazione gestiti in accreditamento, in modo da non ripetere sempre le stesse cose più volte, no? Nel senso che per come è stato concepito dalla pubblica amministrazione il nuovo accreditamento, i centri di aggregazione sono finanziati a vari step. Cioè lo step base, che è riconosciuto a tutti i centri che hanno i requisiti strutturali e di personale e di gestione richiesti dal bando, che garantisce un'apertura minima di 15 ore settimanali che possono essere distribuite nell'arco della settimana o orizzontalmente, quindi 3 ore al giorno, oppure si può decidere di fare 3 giorni più ore. In queste 15 ore sono garantite delle ore che sono almeno 8 di libera aggregazione, delle ore che sono almeno 5 di studio e poi delle ore di laboratorio, che di solito sono 2. Questo perché il centro di aggregazione non vuole essere un dopo scuola, ma vuole essere un servizio integrato che risponda ai bisogni del minore in maniera diffusa, non in maniera univoca.
È vero, ci dicevamo anche oggi, perché noi con i centri di aggregazione ci troviamo mensilmente con il municipio, con i tecnici e con invece la parte politica a giudicare come stanno andando i vari progetti, a progettare insieme, a leggere, fare leggere le visioni del territorio. E oggi ci si diceva che è sempre più vero che uno dei canali maggiori attraverso cui i ragazzi arrivano ai centri di aggregazione è l'aiuto allo studio. Cioè la domanda per cui i ragazzi arrivano ai centri spesso è questa, perché? Perché vengono mandati, nel senso che ci sono le famiglie, gli insegnanti che a fronte di un bisogno stringente si muovono e si attivano. Arrivando per un bisogno poi si accorgono che la risposta è integrale, quindi poi si spostano e sperimentano quello che il centro offre. Dopo questa parte base, che quindi è un po' uguale per tutti, dove nell'uguale evidentemente poi c'è la diversità dei soggetti che la erogano, invece è stato possibile presentare dei progetti che sono stati finanziati a seconda dei fondi disponibili all'interno della città. In questo mandato nel nostro municipio è stato finanziato sia il progetto presentato dalla Strada sia Casa di Sam e Icaro, abbiamo deciso di concorrere insieme, perché per la prima volta è stato possibile anche che i centri di aggregazione si unissero e presentassero un progetto unico. Quindi in questo mandato tutti i centri di aggregazione hanno sia la parte base che quella progettuale, cosa che invece quando ci eravamo visti a giugno, mi sembra l'anno scorso maggio, non era così. Adesso parlo di me, cioè della Casa di Sam. Nella Casa di Sam è situata verso Porto di Mare, cioè via Brizzi, all'altezza più o meno della fermata di Porto di Mare. Ha come caratteristica di essere situata nello stesso complesso in cui la nostra cooperativa gestisce anche il centro di uno per minori. Nel centro di aggregazione è frequentato mediamente da una cinquantina di ragazzi che vengono quotidianamente fissi, sono una 20-30. E poi ce ne sono altri che invece frequentano le attività laboratoriali oppure le attività più specifiche, i momenti di vacanza. Il numero varia molto anche a seconda dei periodi dell'anno, evidentemente, e delle attività proposte. La scelta che abbiamo fatto insieme a Icaro di presentare il progetto insieme è stata dettata da due motivi. Uno, dal fatto che la cooperativa Martinengo e l'associazione L'immagine sono storicamente lavorano tantissimo insieme, e due, che abbiamo deciso di sperimentare alcune azioni comuni, per cui abbiamo pensato che le spiegavo io, ma sono comuni, quindi poi valgono anche per lei. Allora, la prima è un'attività di potenziamento allo studio, dove abbiamo deciso di, proprio per il motivo che dicevo prima, che le 5 ore settimanali di aiuto e compiti erano assolutamente insufficienti rispetto alla richiesta, e questo potenziamento dello studio ci siamo differenziati, nel senso che noi che come cooperativa lavoriamo anche nelle scuole sulla disabilità e sui ragazzi in situazione di dispersione, facciamo un'attività di potenziamento per i ragazzi a rischio di dispersione scolastica, mentre l'associazione d'immagine, che invece è più caratterizzata da una frequenza di utenza straniera, anzi di recente immigrazione, fa un potenziamento allo studio più caratterizzato sulla dimensione dell'aiuto agli studenti stranieri, quindi imparare l'italiano lingua 2 e tutto il discorso dell'alfabetizzazione per gli stranieri. Poi c'è un'attività di ampliamento orario per garantire un maggior funzionamento, che nel caso dell'attività della Casa di Sam va a coprire per 3 volte alla settimana, si dà la possibilità ai ragazzi di venire a mangiare al centro di aggregazione. Cioè il centro di aggregazione di per sé non offre il pranzo, però abbiamo visto che dare la possibilità ai ragazzi di arrivare direttamente dall'uscita della scuola sono più facilitati a partecipare, mentre invece Icaro li ha disposti nella settimana per andare a coprire i bisogni che le famiglie e i ragazzi avevano segnalato. Poi c'è una parte del progetto che riguarda la mediazione culturale, nel senso che ci siamo accorti che la grande difficoltà di coinvolgimento dei minori e delle famiglie, soprattutto laddove ci sono minori stranieri, è spesso legata alla lingua.
sì, soprattutto il mondo egiziano, arabo, e stanno iniziando ad arrivare parecchi ragazzi cinesi, c'è una grave evidente difficoltà di comunicazione, e quindi non siamo mai riusciti, nonostante anche un tentativo fatto con il municipio, ad attivare i canali pubblici della mediazione, e quindi abbiamo deciso di mettere nel progetto, e stiamo vedendo che funziona benissimo. Nel senso che dicevamo prima, che tantissimi genitori che sono sempre stati giudicati come assenti sia dalla scuola che dalle UOMPIA che dai servizi, in realtà non erano assenti, erano senza la possibilità di parola. Nel momento in cui hanno avuto la possibilità di capire, di parlare, si è scoperto che tanti avevano del da dire sui loro figli, cioè che erano ben presenti, che sapevano leggere i bisogni e che si attivavano per una risposta. Poi abbiamo un'attività laboratoriale comune, che quest'anno abbiamo nominato quello da Tunice, nel senso che partendo dal fatto che il municipio è vicino a Linate e la zona di Via Salone, così la vecchia pista del terraggio, e dal fatto che alcuni ragazzi nostri frequentano la scuola per manutentori di aeromobili, abbiamo deciso di fare un percorso alla scoperta del volo, quindi partendo dalla visione di alcuni film, andando a visitare gli aeroporti, andando a visitare le scuole, andando a Aerolandia, cioè un po' per far scoprire ai ragazzi da una passione quale può essere il percorso di sviluppo. Abbiamo poi dei ragazzi grandi che hanno fatto la scuola d'aeronautica, quindi li potranno incontrare. L'idea di questo laboratorio è quello un po' di uscire dal corvetto e andare a vedere cosa c'è nel mondo. E poi un'altra grande fascia saranno tutte le attività che si faranno nel periodo estivo, perché il CIAGI in quota base funziona 40 settimane, quindi di fatto coincide col periodo della scuola, mentre durante l'estate è il periodo in cui i ragazzi sono più scoperti, perché soprattutto per le medie e le superiori non ci sono servizi. E quindi con la quota progetto organizzeremo tutte le attività estive, che saranno per lo più esterne. Accendi la roba. Accendi la roba. Vogliamo usare questa occasione per avvicinare i ragazzi al mondo dello sport. Beh, tante cose. Io sono Carla dell'Associazione dell'Immagine, che gestisce il centro Icaro, che si trova in via Concompagni 18, occupa un piano della scuola di Regina Mondi. Come CEG, siamo come associazione, siamo nati nell'88 come CEG strutturato proprio, era in convenzione, poi un accreditamento col comune dal 97. Quello che lo differenzia forse come rispetto all'utenza, rispetto al CEG della casa di SEM, è la forte presenza dei ragazzi delle medie stranieri. Su 72 ragazzi che abitualmente frequentano il centro, non tutti i giorni, alla stessa ora, alle stesse ore, l'82% sono stranieri, il 10% di minori per l'immigrazione. Questo richiede un lavoro grossissimo, sia per quanto riguarda appunto l'aiuto allo studio e l'apprendimento della lingua, sia soprattutto di aiuto alla famiglia, per quanto riguarda il rapporto con la scuola e anche il rapporto con il mondo esterno, con le istituzioni. Spesso ci troviamo a contatto con ragazzi, loro inseriti e sanno la lingua, i genitori, anche se sono qua da tanto tempo, magari faticano ad esprimersi, e quindi l'unica possibilità di mediazione tra loro e il mondo esterno sono i figli. La possibilità di poter contare su delle persone adulte che li affianchino e li aiutino è, dal punto di vista educativo, per loro una grossa risorsa. E quello che caratterizza anche l'associazione dell'immagine è che può godere di un numero abbastanza nutrito di universitari che quotidianamente seguono, ci aiutano soprattutto nelle attività di studio e nelle attività di socializzazione. La presenza di ragazzi giovani, vicini per età
ai ragazzi che frequentano il CG è molto importante, perché diventano per loro dei modelli positivi a cui guardare e una possibilità di speranza per loro, no? Per esempio, significativo è stato il fatto che per un certo periodo è venuto come volontario un ragazzo egiziano iscritto alla Bocconi, e i ragazzi che frequentano il centro, quando hanno saputo che era egiziano e che faceva l'università, sono rimasti stupiti e gli si sono attaccati tantissimo, perché hanno visto come ma allora è possibile anche per noi che una volta finite le medie possiamo intraprendere un tipo di studi e di vita come lui, no? E questo oltre a accendere la speranza fa venire la voglia e fa scoprire capacità proprie di imparare, di stare, di crescere, e per cui questo è molto... Non l'ho detto perché è un aspetto molto significativo del CEG. L'altra cosa importante, che è vero che, come diceva Fulvia, tanti ragazzi li incontriamo appunto perché quello che li muove è un aiuto nello studio, no? Nel fare compiti, però tante volte... incontrandoli poi c'è proprio scoprono la possibilità di conoscere la realtà, e magari li si aiuta nello studio non facendo i compiti, facendo anche uscite nel territorio, facendoli incontrare il bello, che sia una mostra, che sia un luogo bello di Milano, per esempio con i CEG qualche anno fa abbiamo fatto un progetto cittadino che si chiamava Mix, e noi abbiamo fatto facciamo parte del ramo artistico, per cui abbiamo fatto anche un percorso proprio a partire dall'esigenza dei ragazzi, che era quella di conoscere, e poi soprattutto era stato il periodo in cui c'erano stati gli attentati di Parigi e i ragazzi musulmani erano venuti a Milano, erano venuti al centro molto tristi quel giorno, no? Perché erano sentiti tutti i colori ovunque, no? E loro sono entrati a testa bassa. Noi abbiamo voluto affrontare con tutti e parlare di quello che stava accadendo, no? E a un certo punto a uno hanno alzato la testa dicendo: ma noi non siamo questa cosa, no? E noi qui non sperimentiamo quello che si sperimenta, noi qua siamo accolti, ma perché? A partire da queste domande abbiamo fatto un percorso che è durato tutto l'anno di scoperta di Milano che è aperta e Milano che accoglie, sia nella tradizione, per cui siamo andati a Cagranda, siamo andati all'università che era prima l'ospedale spagnolo, sia nella modernità, per cui abbiamo visto Piazza Gaulenti, e è stato proprio un percorso che li ha portati fuori e li ha fatti ognuno andare al fondo delle proprie radici. Ecco, detto solo alcuni aspetti, ma per vedere un po' cos'è la vita dentro un CEG, insomma. Grazie, adesso la parola al responsabile della strada, che siamo qua del CAG di Salomone. Allora, io sono coordinatore del CAG Tempo Poi, noi siamo situati in zona vicino alle Case Bianche, quindi praticamente di fronte alle Case Bianche, e all'interno della parte di San Gallino, con cui abbiamo una collaborazione che dura da tanti anni, così qua collaborazione che dura da tanti anni. Il nostro progetto è stato sviluppato per cercare di consolidare quelle azioni che già ci contraddistinguevano all'interno delle nostre giornate con i ragazzi e dare nuove possibilità ai ragazzi, quindi di poter far sperimentare loro attività nuove e di poterli rendere protagonisti all'interno del loro quartiere e su Milano. All'interno del nostro centro giornalmente vengono circa 50 ragazzi tra attività dopo scuola e
attività di laboratorio. E praticamente la metà sono ragazzi stranieri provenienti dalle case bianche. Nel tempo c'è stato un grosso lavoro di integrazione tra ragazzi musulmani e ragazzi italiani che si trovavano tutti i giorni e dimostravano una voglia di fare delle cose insieme e di creare qualcosa insieme. Il nostro progetto si basa principalmente su dopo scuola, quindi dove c'è una forte richiesta all'interno del quartiere, con famiglie che mettono in atto sempre più disagio nel riuscire a aiutare i ragazzi a scuola. In questo ambito abbiamo una collaborazione con le due scuole di quartiere, con cui ci troviamo a fare tutti i colloqui con i ragazzi e a sviluppare un rapporto più consolidato con le famiglie. C'era una forte richiesta in questi anni anche di ragazzi con problematiche di SA e quindi avuto la necessità di creare un corso ad hoc per ragazzi e per i genitori in modo tale da fornire un aiuto sempre più specifico e che potesse andare incontro a questa esigenza. Negli anni abbiamo creato un gruppo di ragazzi che studia circa una decina di ragazzi e siamo riusciti a fare un percorso anche con i genitori. All'interno sempre della quota base poi abbiamo la libera relazione di cui noi diamo grande importanza in quanto è un momento, come dicevo prima, di forte integrazione tra ragazzi che vivono in quartiere di molte nazionalità che quindi ci permette di fare tutto un lavoro di integrazione molto, molto acuto e molto bello. Attraverso la quota aggiuntiva siamo riusciti a aggiungere la possibilità di un'apertura praticamente 5 giorni alla settimana e di offrire ai ragazzi la possibilità di svolgere dei laboratori sportivi all'interno della nostra struttura. Quindi di far sperimentare un qualcosa di strutturato che si verificava tutti i giorni all'interno di un contesto che potesse garantire loro un ambiente sereno e piacevole. All'interno sempre della quota aggiuntiva poi abbiamo messo varie attività laboratoriali partendo sempre dall'idea di condividere con i ragazzi ciò che potrebbe essere stato utile per loro e che poteva in qualche modo interessarli. All'interno sempre della quota progettuale invece abbiamo fatto diversi interventi. Abbiamo creato delle uscite per far sperimentare ai ragazzi che c'era una città oltre il loro quartiere e quindi oltre la zona di Forlanini c'era tutta la città da scoprire con attività specifiche che li potessero coinvolgere e li potessero far sperimentare qualcosa di nuovo. Partendo sempre da un'esigenza di integrazione fra le varie realtà della zona, abbiamo creato prima un'orchestra giovanile che ci ha permesso in questi anni di radunare 30-35 ragazzi e di farli sperimentare la bellezza di suonare insieme e di poter anche effettuare i concerti all'aperto. Questo è stato molto bello perché è stata un'azione di collaborazione con molte associazioni in realtà della zona ed è stata una bella opportunità per i ragazzi. Partendo da un'altra esigenza che il quartiere metteva molto in risalto, non si riusciva ad intercettare alcuni ragazzi che portavano una problematica di astensione scolastica, di problemi familiari, problemi che li isolavano un po' dal contesto comune. Questo ci ha permesso di mettere a disposizione della zona due educatori che potessero dare una mano, cercare di intercettare i ragazzi e
creare un minimo di ponte tra le realtà e questi ragazzi abbastanza isolati che mettevano in evidenza comportamenti devianti, insomma, non idonei. Inoltre, sempre partendo da un'esigenza dei ragazzi, abbiamo creato un'attività di volontariato dove all'interno del quartiere, sia del quartiere nostro sia di quartiere di Via Lungheria, aiutiamo con dei ragazzi, delle persone anziane che hanno da fanno fatica a muoversi, quindi a uscire di casa, e la aiutiamo a fare la spesa. Questo ha permesso ai ragazzi, insomma, di sentirsi importanti, di poter aiutare persone in difficoltà. Sempre nell'ambito laboratoriale abbiamo fatto stiamo organizzando in questo periodo un laboratorio artistico con l'idea di poter fare, l'idea principale iniziale era quella di creare un qualcosa che potesse rimanere all'interno del nostro quartiere, e avevamo individuato uno spazio giochi all'interno delle case bianche dove andremo ad operare con dei ragazzi del superiore, andremo proprio a rimodellare, a presentare un progetto per la riqualificazione dei giochi. Ancora sempre all'interno poi delle varie attività all'interno del CD c'è sempre una grossa collaborazione anche per l'estate, dove anche noi riscontravamo che c'era una grossa dispersione di ragazzi che non riuscivano a partecipare ad attività classiche. Insieme ai laboratori San Gallino e San Nicolao abbiamo messo insieme, abbiamo unito le nostre forze per creare un centro estivo e dare la possibilità praticamente fino a quasi alla fine di luglio ai ragazzi di poter partecipare un po' alle nostre attività. Il quartiere offre veramente tanto, nel senso che c'è una rinascita a livello di associazioni, di voglia di fare, e questa è intercettata dai ragazzi che vogliono operare e mettere le loro forze a disposizione proprio per il quartiere. Grazie, mi sembra che la tecnologia si è partita, si sta aiutando. C'è qualche fatto straordinario? No, quella è la piantina con i indicati in blu, i ciechi della città di Milano, in rosso i nostri. La mia in verde, diciamo quella cosa che dicevamo prima, che non so, la mia in verde, no? Rosso. Eugenia, verde, in realtà rosso. I nostri sono concentrati, però vabbè, questo elenco non ci interessa, perché non so, sposto. I nostri sono concentrati, fortunatamente solo nelle zone in cui servono. Li vedete in basso a destra. Questi sono i nostri circoli. Io direi se si riesce a proiettare anche il video siamo contenti, allora vediamo un po'. Questo è un video, è uno spezzone di un video che avevamo creato a termine del progetto Milano per i giovani. Abbiamo usato questo perché, essendo avendo poco tempo a disposizione, non riuscivamo a fare un video di primo, c'è stata la commissione, non riuscivamo a fare un video di tutti e quattro i CG, quindi abbiamo preso una cosa che avevamo già. Però dopo che le attività magari sono cambiano, però il clima è quello. Vediamo se ci sarà. Se non c'è l'audio è inutile vederlo. Non c'è l'audio. No, se non si connette il computer col cavo. Non è su PC, eh? Ah, deve avere il cavo. Ma non c'è lì, eh? Non c'è lì. Io ora sono in pagina, ce l'ho messo un cavallo, adesso l'audio. Facciamo il labiale. Fabrizio non c'è più. Adesso sarete delle domande. Bigatti. Fabrizio non c'è più. Fabrizio non ha spostato. Sì, ma che l'hanno spostato per un mese in via Friuli. Visto che c'è un problema. Allora, innanzitutto volevo ringraziare il suor Fulvio, il suor Paolo, Carla, per
per essere qui con noi stasera e per avere anche naturalmente il referente dell'altro CIG con una spiegazione massima di cosa sono e cosa fanno i CIG. Allora, io ho avuto anche la possibilità di conoscerli a fondo nei 5 anni passati, in quanto avevo la delega che per seguire appunto i CIG, e con loro, proprio a fronte di quello che è stato anche detto, che uno degli obiettivi è anche quello di portare i ragazzi che frequentano i CIG a conoscere una realtà, la realtà della città di Milano, che vada oltre i confini territoriali, cioè vorrei dire delle zone, tra virgolette, che possono sembrare disagiate, ma non tutte sono proprio così, comunque che questi ragazzi qui possano conoscere Milano. Noi gli abbiamo dato l'opportunità, oltre che io ricordo che faccio sempre riferimento a quello che ho fatto negli anni passati, oltretutto gli abbiamo dato anche la possibilità di conoscere e di frequentare delle realtà sportive della loro zona 4. Con loro avevamo organizzato degli eventi anche abbastanza corposi, no? Avevamo iniziato con una giornata al centro sportivo Frugoleo 84, dove in quella giornata lì si sono, non so quanti, erano 300, 400 forse i ragazzi che hanno partecipato, che hanno frequentato. Dopodiché li abbiamo con appunto in collaborazione li abbiamo portati nella Federazione Italiana Tennis Tavolo, dove queste associazioni sportive che sono di proprietà del comune, in quale giornata o in quale giornate mettevano a disposizione la struttura in forma gratuita, e oltre a mettere la struttura gratuita davano anche il supporto degli insegnanti, degli istruttori, insomma. E proprio perché allora, ma penso che anche sia così anche adesso, cioè le realtà dei CIG sono realtà molto importanti, realtà che lavorano bene, lavorano molto, lavorano con professionalità, lavorano con capacità e hanno quello che si merita, tutto sommato. Adesso io non entro nel merito delle modalità a livello comunale, però quello che è la presenza e il lavoro che si fa bisogna sempre valorizzarlo molto di più di quello che è oggi. Di conseguenza continuate così, perché è un lavoro serio che si fa sul territorio di coinvolgimento. Ma non solo, perché io poi abitando anche vicino a due di queste realtà, la casa di Sen e Icaro, ho anche la possibilità di vedere proprio la frequentazione, il passaggio, in certi orari, abbiamo compagni di Icaro, ci sono decine e decine e decine di ragazzi, forse anche centinaia fuori, però comunque c'è un bel numero di ragazzi lì sul... E questo dà un segnale di ragazzi e anche i genitori, perché bisogna dire anche questo, è vero, perché questa è una forma molto, molto valida e importante anche di integrazione, cioè perché ci sono genitori, che fanno l'integrazione fra la struttura e il territorio in cui vivono. Di conseguenza buon lavoro e complimenti. Grazie dell'intervento Luciani, domande non ne fatte, comunque qui. Ma no, scusa, la lega lì. Se mi permette, la domanda ce l'avrei veloce per la sua. Lei non ha la sua carta, non ha dato, in un certo senso l'ho detto io, il numero dei ragazzi che frequentano. Centinaia. A volte migliaia, infatti migliaia. Aleni, unisco i complimenti per il vostro lavoro. E volevo chiedere quante persone sono, diciamo, occupate, se sono in tutti i casi nei 300 ci sono anche dei volontari, come ha detto la suora, e un attimino come è strutturato l'orario delle persone, l'organizzazione più interna.
penso che sia una rispondo, facciamo una risposta. No, allora, tutti i centri hanno obbligatoriamente un coordinatore, evidentemente, che si occupa sia della coordinamento del servizio che dei rapporti istituzionali. C'è cioè, l'aggregazione, tra l'altro, hanno anche un coordinamento territoriale cittadino a cui partecipa un referente per ogni centro. E poi ci sono degli educatori che sono solitamente il rapporto previsto dalla legge, diciamo, 1 a 15. Poi per alcune attività deve essere obbligatoriamente inferiore, perché per esempio per l'aiuto allo studio è impensabile, ovviamente. E laddove ci sono qualche progetto, spesso ci sono anche dei tecnici di laboratorio che sono contrattualizzati e che fanno il lavoro specifico, nel senso che se si fa un corso di video ci deve essere una persona addetta. Poi rispetto al nostro centro, noi siamo aperti generalmente dalle 2:30 alle 5:30-6 tutti i giorni, e tre giorni alla settimana dalle 2 e 2 giorni alla settimana in realtà finiamo più tardi perché abbiamo le attività sportive. Per esempio quando andiamo a calcio finiamo quasi alle 7 di sera, cioè dipende, c'è dalla programmazione l'orario varia a seconda delle giornate. Noi come centro cambiamo l'orario quando la scuola è chiusa, abbiamo scelto di fare l'orario spezzato, quindi facciamo generalmente dalle 11 alle 5, un orario del genere. Proprio per venire incontro a non lasciare i ragazzi soli nella fascia centrale della giornata. Avete volontari? Abbiamo dei volontari, sì, ci sono alcuni insegnanti che vengono e alcuni studenti universitari. Non sono tantissimi, ma sono fedeli. Grazie. Non rispondo anche a lei. No, dal punto di vista, come diceva, per quanto riguarda il personale, come diceva Sor Fulvia, per quanto riguarda l'orario di apertura, noi variamo, a volte dipende dai giorni, comunque sempre o dalle 14 alle 17 o dalle 14:30 alle 18, dipende dai giorni e dipende dalle attività. A volte si fanno uscite al sabato e la domenica, ma queste non sono calendarizzabili, dipende da come ci si organizza anche con i ragazzi e con le famiglie. Grazie. Allora, anche noi siamo con 2 educatori presenti più un coordinatore. La nostra apertura è praticamente 5 giorni a settimana, dalle 2:30 alle 6:30, tranne in alcune giornate particolari dove abbiamo delle attività che finiscono alle 7 alle 7:30, perché abbiamo organizzato lavoro in quella fascia oraria. Anche noi ci sono delle giornate sabato e domenica che programmando delle uscite apposite, quindi si rimane a coprire anche quella fascia oraria del weekend. Anche noi abbiamo volontari che ci aiutano nell'attività giornaliera, che sono molto importanti all'interno della nostra attività. Grazie. Sì, grazie Presidente. Al di là del fatto di unire i miei complimenti, ma per le attività che conosco benissimo che fate, e soprattutto per questo lato più aggregativo che di supporto scolastico, quindi aggregativo e di costruzione dei rapporti con una comunità che è fondamentale. Io volevo invece fare proprio una domanda su una cosa particolare che ho sentito che mi sembra notevole, l'accenno ai bambini cinesi, perché sappiamo che in zona Corbetto una comunità cinese era presente, ma è sempre stata abbastanza nascosta, perché anche quando abbiamo fatto noi le nostre indagini anche a livello di censimento per produrre il materiale per i consultori che illustravano le attività dei consultori multilingue, li avevamo fatti anche in cinesi, perché effettivamente si era identificata che esisteva una comunità cinese. Ma il fatto che ci siano dei bambini e ragazzini che iniziano a frequentare un CAG la vedo come un dato importante. Volevo capire dal vostro punto di vista da che tipo di famiglie provengono, cioè se i loro genitori sono già qui di seconda, terza generazione, quindi
sono già genitori più abituati a vivere da voi, anche se magari con la lingua hanno più difficoltà, oppure se c'è proprio in corso anche un'apertura di questa comunità a ciò che è intorno a dove vivono. Grazie. Allora, da noi il primo accesso è stato tramite il centro diurno, nel senso che il primo ragazzino ci è stato segnalato dai servizi sociali a cui era stato segnalato la scuola. Si è fatto un lavoro con lui, poi il progetto col centro diurno è chiuso perché gli obiettivi non sono stati raggiunti e lui è rimasto, si è agganciato al centro di aggregazione giovanile FAMBI 5-6 anni fa. Crediamo che sia stato un canale d'accesso, nel senso che ha rotto un po' il ghiaccio con la comunità cinese, perché poi lui raccontava e quindi hanno iniziato a guardare, come dire, a usare il territorio e a capire. E adesso quelli che vengono sono, quasi tutti sono nati in Cina, per cui i ragazzi sono arrivati in Italia giovani, cioè piccolini, fascia elementari o scuola materna. È molto presente il dilemma Italia-Cina, nel senso che non sono tranne una situazione in cui il nucleo familiare ha deciso di restare in Italia. Solitamente, per quelli che abbiamo conosciuto noi, c'è una frattura all'interno del nucleo, cioè un genitore vuole restare in Italia, un genitore vuole ritornare in Cina. E quindi sono ragazzi molto a cavallo. I ragazzi vogliono restare in Italia, quindi loro stanno investendo tantissimo rispetto a questo. Credo che il punto grosso sia che c'è proprio una mentalità talmente diversa che a volte non ci si raggiunge. Cioè, questo primo ragazzo che vi dicevo, il fratello, erano stati segnalati ai servizi dagli insegnanti bravissimi, che però, per esempio, faccio un esempio perché a me ha aperto un mondo e ho capito che non capivo niente, nel senso che era stato denunciato per incuria, perché c'era che il bambino andava a scuola con sotto il pigiama e non si vestivano. In realtà, quando poi abbiamo fatto l'incontro con la mediatrice culturale ha spostato la polo che aveva e aveva sotto, tra virgolette, un pigiama. Si è spiegato che loro in Cina, per difendersi dal freddo, usano questa specie di pigiama, schermatura, che però si cambia come noi cambiamo la biancheria intima, no? Però per dire che ci sono delle abitudini, ci sono delle consuetudini che è difficilissimo capire, no? Per cui, per esempio, noi ci siamo accorti che spessissimi genitori venivano accusati di non interessarsi alla scuola. In realtà nel mondo cinese è vietato interessarsi alla scuola, nel senso che nel momento in cui il bambino a 4 anni inizia la scuola, andare a chiedere come va è preso dalla scuola, che è statale, come un'interferenza. Quindi, per esempio, questi genitori ci hanno messo un secolo a capire che qui era diverso, che era esattamente il contrario. Quando l'hanno capito sono sempre andati. Cioè, poi andare a delle riunioni dove non capisci niente di quello che si dice è un po' faticoso. Per cui la scuola dovrebbe anche interrogarsi di quali strumenti mette in campo per permettere veramente il dialogo, no? Nel senso che secondo me è scandaloso, per esempio, i polistata abbiano ore e ore di mediazione e non si riesce a usarle, no? Mentre invece in questo contesto servirebbe, ci si è provato in tutti i modi, ci si riuscirà prima o poi, però l'esperienza che stiamo facendo con loro è questa, no? Grazie, grazie Presidente. La tematica dell'integrazione e l'immigrazione è una tematica che conosco benissimo, ringrazio per il lavoro egregio che fate, conosco perfettamente che è un lavoro molto difficile, anche perché bisogna partire dal capire le diverse provenienze che ci sono. La mia domanda è molto specifica, deriva dal fatto che, ma fate qualche azione mirata anche per agire sui genitori? Vi dico perché. Uno dei problemi che non viene capito del perché l'integrazione non viene a diventare un'integrazione di fatto, perché tante volte siamo noi genitori che veniamo dall'altra parte del mondo a essere di freno all'integrazione dei nostri figli, non capendo il sistema interno. Ovviamente ci sono comunità come quelle latinoamericane che sono più vicine alla cultura e invece quelle aree sono completamente diverse. Eh,
Io posso dire, cioè, se mi mirate per esempio, io vi faccio un esempio, noi abbiamo dentro il nostro progetto il fatto di fare l'accompagnamento ai ragazzi nella scelta della scuola e dell'orientamento, e a far venire fuori i loro desideri e le loro capacità. Prima di tutto questo significa anche un lavoro con i genitori, perché abbiamo sperimentato in questi ultimi anni che è importante, come prima cosa, far conoscere il sistema scolastico ai genitori, perché loro non lo conoscono, non sanno cos'è la differenza tra un liceo, una scuola tecnica o una, come si dice, un istituto professionale. Per cui la prima cosa che noi facciamo è un lavoro con i ragazzi, con le famiglie, con i genitori, sullo spiegare come funziona in Italia. L'altro lavoro che facciamo è nell'aiutare alcuni, perché non tutti sono così, ad ascoltare da una parte i desideri e le potenzialità dei figli, perché spesso uno dice se vieni in Italia sono destinato a fare il pizzaiolo, se sono egiziano o a fare il badante, no? E hanno questa visione su di sé, il fatto che il figlio possa avere o abbia altre potenzialità, no? Non viene contemplato. Allora, una parte la capacità di ascoltare e di scoprire, dall'altra anche la capacità da parte dei figli di vedere la realtà. Magari hai la capacità, ma in quel momento la famiglia non se lo può permettere, no? E questo lavoro di mediazione fra lo scoprire la capacità, il desiderio e anche stare proprio con la realtà è molto importante. Però questo è solo un piccolo esempio, no? Però su questioni specifiche sono tenuti dentro. Non so se ho risposto. Ero rimasto un libro, non ho risposto la signora Sui. Non devi toccarlo. Non toccarlo. Allora. Okay. Non va più, basta. No, sui ragazzi di cinesi, c'erano tre casi, quindi un ragazzo che era nato direttamente in Cina era venuto qua dopo, e due invece nati qua che hanno venuto. La cosa importante era che, secondo me, in tutti e tre i casi c'è stata sempre una voglia di integrazione. I ragazzi hanno sempre conosciuto benissimo l'italiano, hanno imparato l'italiano e si sono integrati bene all'interno del gruppo ragazzi, all'interno delle varie istituzioni. Era un po' più difficoltà per i genitori, perché i genitori facevano qualcosa con la lingua, arrivando da una dimostrazione diversa, diventava molto difficile entrare nel meccanismo italiano. C'era un lavoro da fare di aiutarli a comprendere un po' le dinamiche che ci sono. Invece la risposta dei genitori, in questi anni penso che la carta vincente sia stata quella di coinvolgere i genitori, farli sentire parte attiva di quel corso che facevano i loro ragazzi. Perché questo ci ha permesso di tenerci tutto, di trovare un rapporto con loro e anche davanti alle difficoltà dei ragazzi stessi si aveva un'alleanza per cui cercare di lavorare per il bene del ragazzo. E poi perché molti genitori chiedono questo aiuto. Noi all'interno del nostro progetto, come ci abbiamo riservato uno spazio durante la settimana dove sia genitori che ragazzi possono chiedere dei momenti per parlare con gli educatori, per potersi confrontare, per poter capire insomma un po' le dinamiche. Penso che sia molto importante far sì che una parte attiva del percorso sia scolastico. Io potremmo dire che ci sono anche per le famiglie. Una piccola parte. Sì. Io volevo aggiungere due cose. Noi abbiamo promosso come iniziative comuni a tutti i CIG sia i famosi le esercitazioni di la bocciofila del nostro Polo Ferrara. Polo Ferrara, perché ce l'abbiamo in casa, quindi diciamo che è più facile.
e poi sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo messo a disposizione i nostri CAG di gratuità del Parco Avventura. Questa cosa è stata molto apprezzata, quindi questo lo dico per rendere merito a chi ci ha preceduto, perché senza il nostro lavoro non ci sarebbe questo strumento. Quindi noi lo stiamo giustamente mettendo a disposizione dei nostri soggetti territoriali. Devo dire che è stato grandissimo questa opportunità. E poi colgo l'occasione per dare una notizia sul tema del concorso, non c'è proprio quei CAG. Volevo notizzare alla Commissione che abbiamo riattivato il concorso delle professioni ad alta voce e quindi ci saranno le finali, la serata conclusiva si terrà venerdì sera alle 20.30 al Teatro Delfino. Questo venerdì? Sì. Quindi mi sembra giusto che il Consiglio, visto che era un'iniziativa che l'altra volta, perché c'era il Consiglio di zona, era gestita in Consiglio, adesso con la Giunta, è una questione che ci si è nostro di Giunta, però mi sembrava opportuno che almeno la Commissione Educazione fosse formalmente formata in sede ufficiale, che questa cosa è ripartita. Quest'anno hanno aderito 4 scuole, sono l'Istituto Comprensivo di Andreis, la Pezzani e la Marchesa di Calcutta, e poi ci sono le scuole Mantellato via Vasari. Quindi lo volevo dire in modo che fosse a conoscenza. Bene, visto che poi altra commissione anche importante per il Consiglio per quanto riguarda il regolamento, ringrazio gli esponenti dei CETI del nostro territorio per essere venuti ad avere esaustivamente illustrato ai consiglieri la loro attività e mi auguro che anch'io mi permetto di fare loro i complimenti come hanno fatto già alcuni consiglieri che mi hanno preceduto e mi auguro che possano continuare ancora meglio in futuro, così ricordare poi il riscontro anche alla nostra commissione. Grazie a tutti, buonasera.